Amici, buongiorno. Oggi la partenza per la Toscana innevata. Ci saranno circa 15 centimetri di neve pesante. Adesso prepariamo il camion e così con questo video facciamo il video assieme, andare giù, prima tappa, provincia di Siena. Queste nevicate qua servono anche adesso, ma era meglio novembre, dicembre. Adesso siamo alle porte della primavera, neve comunque pesante, sta spaccando tutti gli alberi, i sentieri. Quando ci sarà da muoverci per le prime uscite bisognerà essere attrezzati di motosega. Come sono piegati, continuo a caricare. Spartiere comunale in azione. Damiano che è 750 metri, Cartignano sarà 650, fa proprio la differenza, si vede già dal colore dell'asfalto e c'è proprio meno spessore di neve. Là abbiamo gli alberi, stanno costruendo la strada, ma è tutto normale, non vengono tagliati. Ci sono le ordinanze, 6 metri dai bordi stradali, bisogna capire come vengono interpretati questi 6 metri, se in verticale o sul terreno. Un nero, rocca bruna qua, si può dire che ci sono più pacciocca. Si è smesso un po' di levicare, caricato le mulette, datele qua, fanno la scaletta, ta 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 ta. Ciao pioggia, Duma, pronti per la Toscana, prima tappa a Siena dal dottor Ciampoli della Plasma Life, un po' di selle le abbiamo e via che si parte. Sono giunto a Savona, ma neve non ce n'è, piovere non piove.
adesso direzione Livorno. Qua sono a fine Liguria, sto entrando in Toscana, Carrara. A destra c'è Carrara, poi ci sarà Massa. Vedere le, come è scavata la montagna, saranno le cave di marmo. Abbiamo addirittura un po' di arcobaleno, non so se si vede nel video, sì, dovrebbe vedersi. Tutte industrie del marmo, a destra e a sinistra, graniti, marmi e via, siamo nel paese del marmo. Ma siamo nella Versilia. Qua all'uscita di Lucca Est c'è anche l'indicazione Castelnuovo Garfagnana, che è gemellato con Dronero. Salutiamo gli amici di Castelnuovo Garfagnana. Monte Catini Terme, 40 km a Firenze. Ma che bel paesotto! Sono uscita di Pistoia e proseguo in direzione Firenze. Giunti al tramonto, sono le 18 quasi, sono in provincia di Siena, mancano ancora un 30-40 km all'arrivo, adesso l'azienda della Plasma Life. Sono quasi giunto a destinazione, adesso telefono a Raffaello. Mancano 7 minuti, 7 chilometri, siamo a una decina di chilometri da Siena e adesso devo fare l'uscita di Monteriggioni. Qua l'uscita di Monteriggioni, mi sta aspettando, perfetto, siamo nel comune di Monteriggioni. Val di Merse, ci giunti alla scuderia. Adesso ragazzi siamo arrivati qua a destinazione, ciao Raffaello. Ciao Deggio. Hai ciao, visto che ciao. Sono arrivato, ciao ciao la figlia, ciao. Allora, mi spiace che qua ho fatto qualche casino mentre salutavo e non c'ho l'audio e ho spostato qualcosa nella registrazione. Comunque faccio un breve riassunto. Raffaello mi spiega che domani mattina, dove alloggio nel bed and breakfast questa sera, domani mattina ci sarà un'abbondante colazione, partiamo con la trippa, il Chianti, quindi si preannuncia una bella giornata. Poi con le mule ci spostiamo col camion e andiamo, attraversiamo Monteriggioni, andiamo a vedere le vacche, l'allevamento appunto di Raffaello della Plasma Life. Dovrebbero essere brune se non erro, e poi i cavalli sono TPR, cavalli molto grandi, dove vedremo tutta l'operazione nella clinica veterinaria per quanto riguarda la produzione del plasma, come si fa a tirar fuori il plasma dai cavalli. Quindi peccato che il video è andato male. Vi do l'appuntamento, anzi vi diamo l'appuntamento a domani mattina. Da Monteriggioni per il momento è tutto. Adesso andiamo a sistemarci per cena e la nottata. Ciao ciao a tutti, a domani.
Ciao ciao.